L'ultimo intervento del presidente Roberto Gargiolo, presidente della STP, tira in ballo direttamente Francesco Ricci, che più volte aveva protestato per un concorso giudicato illegittimo. Il presidente ti chiede scusa perché ha risposto a una mia domanda fraintendendo il mittente della questione. Come rispondiamo al presidente Gargiulo? No, io sono il presidente Gargiulo, che lui non è che si è accorto di aver fatto una gaffe, ma il presidente ha chiesto scusa perché io gli ho mandato una lettera raccomandata minacciandolo di querela per diffamazione. Lettera alla quale lui ha risposto? Alla quale lui ha risposto, peraltro scritto a macchina, non ha messo una firma, si capisce bene, questa lettera l'ha scritta lui o l'ha fatta scrivere da qualcuno. Io, quando faccio le mie cose, caro presidente, ci metto la faccia e la firma. E spero che anche lei possa fare altrettanto. Finora lui ci sta rispondendo, magari risponderà in maniera adeguata anche alla sua perplessità, che resta intatta rispetto a quel concorso. Ho chiesto a tutti i consiglieri di amministrazione l'annullamento di questo concorso, perché è falsato, da come è stato bandito, già è stato falsato per le correzioni dei compiti, per i metodi di assunzione, per tante cose. Ho interessato di nuovo per la 12ª volta la Procura della Repubblica, 12 volte. E nessuno mi ha mai risposto. Ho interessato l'ufficio provinciale del lavoro per almeno altre 10 volte e nessuno ha risposto. Il presidente Gargiolo, lei ci dice, racconta un po' a modo suo, sì, le varie verità aziendali. Lei ovviamente si prende la responsabilità di dire, di contestare queste verità. Iniziamo dagli interinali. Qual è la sua idea rispetto a ciò che dice il presidente sugli interinali? Io ho scritto al vecchio assessore alla provincia anni fa, chiedendo lumi. L'assessore ha scritto all'azienda, l'azienda gli rispose il 2013 che non poteva fare assunzioni perché non si sapeva se entro la fine del 2013 le concessioni erano rinnovate o meno. Questo però non ha impedito nell'arco del 2013 di fare altre cose, altri concorsi, altre gare di appalto. Addirittura abbiamo assistito nell'arco di un anno l'allargamento della pianta organica di ben 4 volte e subito dopo ho fatto dei concorsi per andare a occupare quei posti che si erano resi, diciamo, ipotesi, da 250 a 251, subito dopo c'era un concorso e si andava a occupare quel 252. Ci sono stati due casi, uno assunto come meccanico e uno assunto come impiegato, tutti e due non hanno superato il periodo di prova e anziché licenziarli come dice la legge, sono stati passati a fare autisti. Quindi non idonei alle loro iniziali attitudini e in realtà... Di cui uno continua a fare l'autista, l'altro passò a fare l'autista, non gli piaceva fare l'autista, fu passato in magazzino, nel magazzino faceva freddo, l'hanno messo in ufficio. Uno degli aspetti che abbiamo anche toccato in diverse aziende dei trasporti della provincia e della regione, ma anche fuori, per esempio la Circumetnia di Catania, è quello legato alle parentele, tant'è che la sua protesta nasce proprio dal fatto che suo figlio tenta di entrare in azienda come autista e non ci riesce per un soffio. Mio figlio è arrivato 16esimo su 16, poi è stata fatta una prova di recupero che non c'è scritta nessuna legge, nessun regolamento, è stato preso una persona che si è andata a piazzare in mezzo ai primi 15, buttando fuori mio figlio. Si sono rivisti i titoli dopo averli presentati e mio figlio si è trovato fuori. A che livello è il grado di parentopoli della STP? Allora io le posso dire una cosa, fu fatto un concorso per impiegati per un posto e la figlia di un dipendente arrivò seconda e fu assunta lo stesso. Subito dopo è stato fatto un altro concorso per un'altra impiegata per un posto. La figlia di un controllore arriva seconda e viene assunta. Dopo pochi mesi viene fatto un altro concorso per un altro posto di impiegato. La sorella della prima arriva seconda e viene assunta lo stesso. Per quanto riguarda una persona, di cui non voglio fare nome per non avere querele, so che risulta assunta come interinale. Dopo interinale è passata a tempo determinato. Nel frattempo è stato fatto un concorso cucito su misura e l'ha vinto. Questa persona, so che lavora lei, il marito, fra poco darà il fratello. Per esempio, so che in mezzo a questa graduatoria ci sono gente che ha lavorato interinale fisso, ci sono parenti di dipendenti, ci sono anche parenti di certi funzionari, dirigenti.
che so io. Dubbi tanti anche sull'ultimo concorso? Sicuramente, ho chiesto l'annullamento di questo concorso al sindaco di Trani, a tutti i consigli di amministrazione, a Mascolo, a tutti quanti, anche alla Procura della Repubblica, perché il secondo concorso è stato fatto, anziché correggere i tabulati in tempo reale come da regolamento, se li sono portati in azienda e li hanno controllati da soli, senza, dovevano essere pubblici, invece l'hanno fatto in privato, hanno messo una lista degli ammessi al secondo esame senza dire chi era stato e perché era stato escluso e con quale variazione. E in più lei... quando hanno fatto l'esame di guida è uscito nel graduatorio con la scritta ammesso da tutte le parti, senza voti. Allora io mi domando e dico, nella mia piccola esperienza, dopo l'orale sono usciti i voti con i millesimi di punto da uno all'altro. Io voglio capire chi è questa persona che è in grado di vedersi da un autista 1, c'è un millesimo di differenza come guida, anche perché i tre di commissione non sono esperti di trasporti, nessuno dei tre. Intanto abbiamo finalmente visto questa benedetta lettera che lei annuncia, in cui dentro ci sono alcuni nomi di alcuni possibili vincitori di concorso. In questa lettera, dita da me stesso al mio indirizzo, da un indirizzo fittizio, si parla di 7 nomi di vincitori dell'ultimo concorso. Di questi 7 nomi ne ho beccati 5, entro i primi 22. L'azienda ne ha assunti 5 adesso, si appresta ad assumere altre 30, sia pure a metà, altre 30, insomma, perché me li ho beccati tutti. E come dicevo prima, ho messo l'asta figli dipendenti, eccetera, 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 eccetera. Gargiuolo contesta, tra le altre cose, picchiando un po' duro nei confronti del direttore generale Lucibello, l'utilizzo di questa macchina super potente che dovrebbe in realtà essere ridimensionata. E il contratto dei dirigenti, che è libero, da ambo le parti uno può decidere quello che vuole. Lucibello è stato bravo a chiederle e le altre è stato buono a darglieli, insomma. E Lucibello chiaramente se li tiene. Ciò non toglie che anche Gargiulo va in giro con una macchina aziendale e non so fino a che titolo ne abbia diritto ad andare in giro con una macchina aziendale. Lui gira con una 2000, un Audi A6, come autista c'ha un controllore distolto dal servizio che sta a sua disposizione, che fa avanti e indietro. Non vorrei che li pagassero anche i rimborsi spese. Mi risulta che l'autista che sta con lui ha già assunto 2 figli in STP, dove lavorava già il genero, e forse adesso entrerà un altro genero. Da quando è arrivato il presidente Gargiuolo i portoghesi sono diminuiti notevolmente, c'è stata una grande lotta perché è stata ridotta l'evasione e grazie alle nuove tecnologie si può fare il biglietto via SMS e questo ha fatto schizzare anche il numero di biglietti fatti. Scusi se rido, ma è una barzelletta, perché l'evasione dell'STP è stata la più bassa di tutta la regione Puglia, perché ha sempre avuto autisti responsabili che controllavano i biglietti prima che arrivasse il presidente. Prima che arrivasse Gargiuolo. E la ristrutturazione dell'azienda l'abbiamo cominciata noi più di 20 anni fa. Io ho fatto 30 anni l'autista e gli dico al signor Gargiuolo che siamo andati in giro senza freni, senza riscaldamento, senza assicurazione parecchie volte. Siamo passati da 60, 70, 100 ore al mese di straordinario a zero, per non perdere le linee, per non perdere i posti di lavoro. Abbiamo cominciato a ristrutturare. Quello che mi risulta, ma potrei sbagliare, ma i bilanci stanno depositati alla Camera di Commercio, mi pare che il 2007 o il 2008, cioè prima che loro si insediassero, già il bilancio presentava qualcosa di attivo. E sulla storia dei biglietti, le tecnologie? I biglietti, lui ha sparato proprio un pallone aerostatico, non proprio una pallina, perché dicendo 8.000-10.000 biglietti al giorno, se a quelli poi ci andiamo a sommare i biglietti che la gente fa materialmente, più gli abbonamenti, più è... Non basterebbero i pullman, dice lei. Magari, se una media... So di sicuro che sono 3.000 al mese con gli SMS e non sicuramente 8.000-10.000 al giorno. Di fatto però è un servizio che è stato sì, non è l'unica azienda che li fa, tutti fanno questo servizio adesso di SMS. Adesso mi pare che abbiano messo anche le telecamere a bordo degli autobus per controllare chi fa e chi non fa il biglietto e per controllare gli autisti che spesse volte sono stati ripresi col famoso cellulare in mano a guidare. Ha detto tolleranza zero, ha detto così, non ho ragione di non crederle. Gargiuolo ci tiene a sottolineare in quell'intervista che la politica è lontana dall'azienda.
Allora, la politica lontana dall'azienda non so fino a che punto, perché quando fu messo questo consiglio di amministrazione, di fatto fu estromesso quello che stava prima, che era di centro-sinistra, e fu messo questo che è di centro-destra. E come fa a dire che c'era l'appartenenza politica? Perché il dottor Mascolo, l'avvocato Mascolo, era il coordinatore regionale della lista Schittulli. Il dottor Gargiulo era in orbita di Forza Italia. Mi pare che c'aveva un figlio consigliere comunale a Trani nell'ambito di Forza Italia, questo è relativo. La politica in qualche modo ha a che fare. C'entra. Poi il signor Gargiulo deve ricordare che oltre a tante raccomandate che le ho fatte a cui non ha mai risposto, e qui ritorniamo con l'emissione di atti d'ufficio come li ho spiegato nella lettera, oltre alle tante email che gli ho mandato chiedendo lumi, ho avuto 3 incontri personalmente con Gargiulo nella sua azienda a Trani, e tutte e 3 le volte papale mi ha detto: non sono io che comando, è l'amministratore delegato che fa e disfa come gli pare. Dalla sua intervista vengo a scoprire invece che era lui che firmava le assunzioni. Allora, qualcuno l'ha firmato. Allora, Presidente, lui, se ce l'ha con me, mi dica: io ce l'ho con te, e chiudiamo la storia a sto punto. Altrimenti non si spiegherebbe perché lei si comporta in questa maniera. Gliel'abbiamo già fatta questa domanda e gliela rifacciamo. Se un magistrato, chiunque, ha voglia di sentirla, lei è disposta a portare le sue carte, le sue testimonianze? Il magistrato può chiamarmi, gli porto tutte le carte in mio possesso, gli dico quello che so io, le cose sicure, le cose presunte. Ultimamente ho interessato anche Cantone di anticorruzione per vedere se viene fuori qualche cosa. Io voglio risposte da qualcuno. Rivolgiamo tutto ciò che lei ci ha detto al presidente dell'STP Roberto Gargiulo, chiedendogli che se avesse voglia di incontrarla, magari fare un confronto, oppure di rispondere ai nostri microfoni alle domande e alle perplessità che lei ha sollevato, ovviamente noi siamo a disposizione. Aspetta.